Da quest'anno almeno ha una coordinatrice didattica, che è Elvira Rizzo. Lo scorso anno nella commissione d'esame né Elvira né io né Alessandra Aprile sapevamo che esistesse un coordinatore didattico. Magari così ci avrebbe spiegato come funzionava e su quali programmi e quali libri avremmo dovuto avere per poter fare lezione. Questo spiega perché non viene menzionata nella denuncia nessun altro commissario d'esame facente parte della commissione. Gli scarafaggi sembrano puntare dritti verso il poliziotto omicida, che li aspetta al varco. Sembra John Wayne, ma più simile a quello delle mie fantasie, il console d'Avoli. Gli manca solo la cravatta giallo puntinata come quelle piastrelle da altro puntinate, ma senza la firma Hermes. L'odore dell'urina in alcuni momenti fa lacrimare. Tu, dice il poliziotto rompipiastrelle, indicandomi con il bastone. Io? Domando teso. Io? Sì, tu. Che hai fatto? E chi sei? Cosa hai fatto? Non l'ho ancora capito. Per il resto io sono il professore Antonio Nazzaro. Sono stato direttore della scuola d'italiano dell'Istituto Italiano di Cultura a Caracas, dell'ambasciata italiana, nonché assessore culturale dell'addetto culturale dell'ambasciata italiana. Ho fatto lezione d'italiano e date conferenze nell'Università Centrale del Venezuela, UCV. Ho dato un seminario nella ex Armando Reverón, oggi conosciuta come UNEARTE. Ho organizzato dopo 15 anni d'assenza una mostra collettiva di videopoesia italiana in collaborazione con il blog Nomadi Mondi nel Museo d'Arte Contemporanea. E ho organizzato un happening di giovani artisti venezuelani insieme al poeta Davide Rondoni, tutto a spese del Centro Culturale Tina Modotti, le cui attività sono state sospese per poter pagare gli avvocati. È lunga, una notte in un buco. E non sai dove andare, ma andresti in qualsiasi altro posto. Forse, anzi, sicuramente no. Non tornerei sotto un ponte a farmi una pera. Meglio stare qui. Anche se mi fa fatica a crederlo. Ed il poliziotto con una serie di sputi aggredisce gli scarafaggi, che solo scartano rapidi come bufali in questa prateria di 2 metri per 1,78 metri. Un momento di fortuna, Grucio sorride sotto i baffi. Dylan segue impassibile, come se già sapesse. Guardo attentamente il poliziotto rompipiastrelle. E dico, guardandolo negli occhi, lei è stato mio alunno d'italiano quando doveva diventare uno della scorta dell'ambasciatore d'Italia. Ma allora lei cosa vuole? Un po' d'acqua. E una sigaretta. Dopo 10 minuti arrivano 2 bottigliette di tè. Lo ringrazio. E mi dice anche, non ho trovato una sola sigaretta, mi spiace. Grucio, quella del poliziotto rompipiastrelle, come alunno non ci crede. E camminando in circoli mi dice, va davanti. E lascia una scia di fumo di sigaro, che qui sa sudore, merda, e tanta, forse, troppa, piscia. Faccio notare nella denuncia che l'intervento della polizia si deve al presunto autore dell'illecito penale, in virtù che lo stesso si trovava dentro dell'installazione dell'unità educativa Bolivari Garibaldi, ubicata in via Araguare della zona Marques del municipio Sucre dello Stato Bolivariano di Miranda, senza l'autorizzazione corrispondente. Questo vuol dire che la prova orale d'italiano per il console Davoli, nonché consigliere della banda Milazzo, e la vittima della denuncia, ossia la scuola Bolivari Garibaldi, gode di un privilegio unico nella storia delle scuole italiane. Quello di poter fare gli esami ad inviti. E non preoccupatevi, qui ci sono scarafaggi che corrono più veloci della legge. E del polizia assassino salta sulle ciabatte e gli rifila un calcio, ma è una partita persa, una cucaraccia. È già passata dall'altro lato.